Media Plaza, in una giornata nella quale anche le plenarie, le parallel session hanno affrontato in maniera forte il tema dell'ambiente, il tema della sostenibilità, ospitiamo l'ingegnere Lorenza Meucci, direttore del Centro Ricerche SMAT. Non a caso SMAT è parte integrante di questa tre giorni e direi in questa giornata avete un ruolo ancora più importante perché i vostri focus vanno proprio a mirare nel senso della sostenibilità dell'ambiente e della ricerca. Benvenuta e allora parliamo del vostro ruolo. Grazie, sono molto lieta di essere qua con voi. Innanzitutto ci fa piacere dire, perché noi siamo sponsor di questa manifestazione, di questo congresso, innanzitutto perché ci fa piacere sostenere la città di Torino e la Camera di Commercio di Torino, che è un attore veramente importante nella nostra comunità, e quindi come tale noi abbiamo voluto essere presenti. Ma ci fa anche piacere perché oggi è una giornata, direi, ancora particolare, perché le persone possono bere qua la nostra acqua, l'acqua che bevono i cittadini di Torino, che forse non tutti sanno, è l'acqua che viene utilizzata per produrre l'acqua che viene bevuta sulla Stazione Spaziale Internazionale. Noi italiani sappiamo tutti, e siamo molto fieri di questo, che proprio ieri è ritornata finalmente in Italia dopo 200 giorni di soggiorno sulla Stazione Spaziale Internazionale, e la Samantha Cristoforetti, l'astronauta Samantha Cristoforetti, e lei ha bevuto la nostra acqua, che in fondo è un po' la stessa che noi abbiamo dato volentieri a questo congresso. How much is important for Turin and for you to host an event like this? I can say that we are very happy to make a support for this congress, because this is an international congress, and moreover we are very proud to be near to the city of Turin, the municipality of Turin, and to the Turin Chamber of Commerce. But no, not also we have to say that we are very proud to give the water today to this congress, because yesterday the Italian astronaut Samantha Cristoforetti came back to Italy, and I think that many people from the world don't know that the astronauts on the International Space Station drink the water from Turin. So we get the water that people drink in Turin, and we produce from this water the water that we sent to the International Space Station. So we are proud to be here to represent a very important thing for Turin. In these days, Turin is the core, the center of the world, is this? Yes, certainly. And we would like to be also the center, for instance, for our region, our nation, about research in the wastewater and drinking water sector. We are a main company in this sector. We are recognized all over our country, and we make many work to become a reference. We are already a reference in Italy, but to become also a reference in the Europe for research and innovation. We manage many projects on water resources, on water treatment, on everything that is connected with the sustainability and especially the water. Water is the new problem for the future generation, and we want to work to support the economical global growth in the world, also with the sustainability for water in the world. Bene, chiudiamo nella nostra lingua, nella lingua del paese ospitante, perché chiaramente con i relatori, con gli ospiti italiani, chiudiamo in questo modo, come doveroso anche nell'omaggio all'Italia che sta ospitando questo importante congresso mondiale delle Camere di Commercio. E la domanda è: Torino ha vinto? Ma noi pensiamo di essere, insomma, e anche la SMAT, ecco, noi soprattutto pensiamo di quantomeno provare quotidianamente a vincere questa sfida per la crescita del settore idrico
in Italia, in Europa e nel mondo. Noi siamo un importante player di questo mondo, nel campo appunto, soprattutto in Italia, no? Di questo campo del settore idrico, e vogliamo però che alla crescita economica globale si affianchi una crescita sostenibile, cioè vogliamo appunto che il problema dell'acqua sia un problema su cui tutti i giorni si lavora, si studia e si cercano progetti innovativi, ricerche innovative per far sì che appunto si possa sostenere questa importantissima fonte per la nostra vita. Partendo dalla riduzione degli sprechi, questa è assolutamente una priorità. Questa è una priorità, ci sono molte altre, diciamo, purtroppo altri fattori che di cui bisogna tener conto. Noi sappiamo appunto ad esempio che la quantità maggiore di acqua che viene utilizzata è tutt'oggi in agricoltura, quindi senz'altro ad esempio sono fondamentali le ricerche e quindi investire per cercare di ridurre appunto questi tipi di utilizzi, oppure l'utilizzo ad esempio plurimo delle acque. Ad esempio noi a Torino stiamo cercando di utilizzare le acque degli invasi montani per sfruttarle prima dal punto di vista idroelettrico e poi per berle. Grazie, grazie alla SMAT, thank you so much, e ci ritroviamo presto dalla Media Plaza.